Fatemi sapere se vi piace questo gioco, se no ci metto 2 secondi a cambiare, a fare un altro gameplay. Kawabanga a tutti ragazzi, sono Lidotech e bentornati in questo nuovo episodio di War Friends. Ragazzi, siamo tornati in questo fantastico gioco, un gioco di strategia, di guerra e terza persona, di trincea, c'è veramente tutto, è molto bello. Sono contento che ad alcuni di voi sia piaciuto lo scorso episodio e siamo tornati subito in un secondo episodio, in un nuovo gameplay di War Friends, perché sono andato tanto tanto avanti. L'altra volta avevo appena iniziato a giocare, invece adesso abbiamo sbloccato nuove unità del nostro esercito, nuove armi, c'è veramente di tutto. Adesso siamo addirittura in lega, cioè ci sono tantissime novità rispetto allo scorso episodio, ragazzi. E quindi lasciate un bel mi piace subito a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto ed entriamo subitissimo all'interno del gioco. E eccoci qui ragazzi, all'interno di War Friends. Vedete che sono entrato in una squadra, lasciamo stare il nome che non c'entra niente perché era l'unica squadra che mi ha accettato, se no è lo stesso. Comunque sicuramente me ne andrò da questa squadra perché non c'è praticamente nessuno che è attivo, quindi è lo stesso. Però andiamo in battaglia, andiamo in mio esercito ragazzi, perché guardate che cosa ho sbloccato: il cecchino e il truppa bazooka, che fanno veramente ma veramente male. Poi ho scoperto una cosa, che possiamo addestrare le truppe finché giochiamo, quindi non possiamo andare avanti tranquillamente. Poi cosa abbiamo sbloccato? Il beer ragazzi, abbiamo sbloccato anche l'elite enforcer, che l'ho provato e sinceramente non mi piace. Poi abbiamo sbloccato il fucile a pompa, abbiamo sbloccato al posto dell'RPG abbiamo sbloccato lo spitter, che purtroppo non riesco ancora a comprare, ma sicuramente in un prossimo episodio lo vedremo. Pistole niente, però insomma andiamo avanti. Abbiamo sbloccato nuove skin, le warcard ragazzi, che sono degli aiuti all'interno della nostra partita, che possono fare veramente ma veramente la differenza nelle nostre diverse partite, che possono essere supporti come vedete di torrette, supporti di scudi, nuovi rinforzi, nuove truppe a nostra disposizione, rinforzamento dello scudi, cose che fanno esplodere tutti gli avversari, insomma tantissime cose. E poi possiamo andare anche a produrle unendone tre dello stesso tipo un questo, unisco il sabotaggio e unisco le esche e posso andare a creare una warcard di oro. Quindi ragazzi andiamo subitissimo all'interno della battaglia. Le novità rispetto allo scorso episodio le abbiamo già viste. Scelgo la mia warcard, ovvero vediamo se ce n'è una di intrigante. Direi scudo, ok, distrugge all'istante 3 scudi nemici a caso. Eccoci qua, siamo sempre contro gente che non cambia mai il suo nome, non so perché, non ho capito il perché di questa cosa. Però comunque abbiamo 3 truppe più forti delle sue, 2 più deboli, 2 armi e 2 armi, 2 più forti, 2 più deboli come lui. Quindi secondo me ci sta, siamo abbastanza equilibrati. Vedremo che partita uscirà. Eccoci qui ragazzi all'interno della partita. Siamo contro, cos'è? Un austriaco, sì, no? Boh, che, non lo so, non mi ricordo che bandiera è. Comunque andiamo ragazzi subito, 3 granatieri e mi gioco la warcard che distruggo 3 scudi subito così ragazzi. Mamma mia, guardate il razzo e andiamo a Farmacelli, e andiamo a Farmacelli subito, gli facciamo un bel po' di male. Perfetto, occhio, aia non ho visto questi, aia, lui sì che mi fa male. Dai, aia, pistoletta, forza, fallo fuori. Aia, per fortuna le sue truppe non sono fortissime. Fallo fuori. Aia, oh che cavoli. Mamma mia, scusate ragazzi, non è stata una buona partenza questa. Affatto. Allora, lui ha un'altra unità. Aia, me l'ha rubata. Un'altra unità che viene avanti, ma nessun problema. Adesso ragazzi, direi oi, prendiamo la cassa. Buona così. No, ho fatto scoppiare tutto. Mi serve un cecchino assolutamente. Ho bisogno di un cecchino. Buona. Occhio ragazzi lì. Occhio. No. Come ho fatto a non colpire? Aia. No. Vabbè, ma che sfiga è questa ragazzi. Non siamo messi bene, eh. Non siamo affatto messi bene. Allora, direi di fare un po' di macello lì davanti. Boom! Ok. Non li abbiamo fatti fuori. Addirittura, cioè, lui ha delle unità così forti. Mamma mia, quindi dobbiamo fare più attenzione di quanto pensassi, ragazzi.
Lui dove si trova? Si trova là. Direi di fargli fuori anche l'altro scudo. Così adesso andiamo ad attaccare. Andiamo a Farmacelli. Forza, forza, forza che gli facciamo gran male. Però anche lui è messo strabene. Aia, aia, prendila, prendila. Buona, così. Quattro truppe per noi. Direi di chiamare il nostro zio Benito. Aia, 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 aia. Ok, ok, perfetto. Va bene così, perfetto. Prendiamo anche la cassa. Mi va bene, vai così, buona, 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 occhio. Oh, aia, 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 ci ha fatto fuori anche lo scudo. Mamma mia, no, vabbè, che cos'è? Quel bazooka ci sta facendo malissimo. E allora, io per 8 secondi non posso subire danni, così posso andare in avanti scoperta. Forza ragazzi, dai, 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 buona, buona, così, 4 cecchini per noi. Molto buoni, 4 cecchini. Gli abbiamo fatto fuori tutto. Andiamo ad attaccare. Forza, forza che lo distruggiamo. Dai, 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 che sta per scadere il tempo. Aia, sta per scadere il tempo. E quando scade il tempo non ci sono più gli scudi. Sì, grande, chi è stato? Chi è stato? Lo voglio sapere. Il cecchino, l'ho detto che avevamo bisogno dei cecchini. Sì, grande scelta quella di schierare i 4 cecchini, ragazzi. Ci hanno fatto portare a casa la partita. Mamma mia. Ok, avete visto anche come funzionano le reward card, perché ci hanno aiutato tantissimo. E andiamo avanti, ragazzi. Se saliamo nella nostra lega, riceviamo i nostri bigliettoni. E direi di andare a fare subito un'altra partita, ragazzi. Andiamo subitissimo e ci scegliamo il medikit, il nostro Flavio, poi scegliamo no, il passascudo, no, ratatatatata, e le SWAT, lo SWAT Elite ci sta, secondo me così ci siamo, così ci possiamo, anzi tolgo questo e metto la torretta a razzo, ok, così mi piace ragazzi, possiamo andare, warcard scelte, entriamo nella battaglia. Ragazzi, questo è forte, abbiamo solo 2 unità più forti di lui e 3 più deboli, e anche le armi ne abbiamo 3 più deboli, solo lanciarazzi più forte. Eccoci qui ragazzi, contro Warframes 9633222, e andiamo subito ragazzi, entriamo in battaglia. Eccoci qui, allora subito direi un granatiere che dà fastidio. Ok, buona, lui invece ha scelto il bersagliere, occhio, oh, aia, aia, non lo prendevo, non riuscivo, aia, ok, ok, va bene, va bene, va bene, ok, 2 di fanteria, mi sta bene, occhio, 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 adesso 3, vai così, buona, 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 ci siamo, dai che la fanteria va avanti, vai che la fanteria va avanti e gli dà fastidio, e la fanteria gli dà fastidio, gli spacchiamo lo scudo, vai così che è buona, vai che è buona, molto bene, bel colpo questo. Mi è piaciuto, un bel colpo veramente questo. Facciamo fuori, perfetto, la sua truppa. E facciamo fuori subito la sua fanteria. No, voglio un cecchino, voglio un cecchino. Ok. Non riesco a prenderlo, non ci credo. Aia, aia la granata. Attenzione alla granata, buona così, cassa in arrivo. E cassa presa, perfetto. E fanteria distrutta. 4 dopo, 4 di fanteria mi stanno bene. E direi ragazzi che ci siamo. Direi che questa è fatta, perché possiamo partire subito con un lanciarazzi. Ok, così ci spostiamo dall'altra parte e gli facciamo male. E gli facciamo stramale. Eccolo ragazzi, eccolo che cede. E lui cede adesso. Aia, devo ricaricare, devo ricaricare. Grande peccato, un bel peccato. Però è messo male, lui è messo... perfetto, un bazzucchiere. E tiriamo anche il nostro bazooka. Top, così distruggiamo anche lo scudo sul quale sta andando. Perfetto, dai che è fatta, dai che è fatta, dai che... Aia, dai che è fatta. Cassa, buona così, cassa rubata. No, me l'ha rubata, no, non l'ho presa io. Però ce la facciamo, dai che ce la facciamo ragazzi. Occhio alla cassa, devo prendere la cassa. Buona, chi è stato il cecchino? Questo è stato il cecchino, l'ho sentito, no. Oh, l'amica torretta. Non mi ricordavo di averla piazzata sinceramente. Però lo stesso, abbiamo portato a casa questa partita, e quello è l'importante ragazzi. Molto bene, molto molto bene. E scaliamo ancora la nostra lega. Mamma mia, 4.917 bigliettoni. E in lega ragazzi sono quarto, dopo arriverò terzo a 209 punti, cioè il primo. Vediamo di raggiungerlo e scalare la classifica. Ma andiamo subito in un'altra battaglia, l'ultima battaglia di questo episodio. Infatti vedete che la torretta in basso a sinistra ce l'ho ancora nelle mie warcard, quindi non ho capito come ho fatto a vincere con una torretta. Ragazzi, 3 unità deboli, 3 unità forti. Eccoci qua all'interno
della battaglia. E partiamo subito alla stragrande. Vediamo come si muoverà questo avversario. Vedremo che cosa farà. Subito ragazzi, 3 unità mi sembrano molto buone. Perfetto, subito uccisa. Occhio, vediamo se riusciamo. 4 cecchini mi stanno benissimo. Occhio, dai, vieni fuori. Ok, facciamo subito fuori il suo cecchino, se no può dare fastidio. E piazziamo il nostro bazooka. Ok, mi sposto da questa parte così vedo se ci sono unità anche dall'altra. Non mi pare. Occhio, va bene, così lui si è rifugiato da quella parte. E vediamo se riusciamo a fare un po' di danni alla sua corazza. No, si era già spostato e manco me ne ero accorto. Attenzione però ai suoi bazzucchieri. Via. Buona, così, benissimo, ci siamo ragazzi. Cassa, prendi la cassa, perfetto. Buona così. Ok. Ah, adesso ho capito come avevo fatto a prendere la torretta, ragazzi. Me l'aveva data la cassa automaticamente. Occhio alla sua fanteria che viene davanti. Occhio alla sua fanteria che viene avanti. Distrutta la fanteria. Perfetto. Aia, mi ha colpito. Il mio scudo è anche debole, quindi devo star pronto a scapparmene via. 2 granatieri, ho bisogno di 2 granatieri. Scappiamo via perché arrivano i suoi cecchini. Attenzione ai suoi cecchini. Aia, mi ha preso. Cassa. Portate a casa le casse, piovono granate. Perfetto. Top ragazzi. Fantastico. Mi serve un bazzucchiere e andiamo a fare fuori il suo scudo. Vediamo se si sposta. Bene. Così va, adesso per un po' non ha lo scudo. Dai. No, ho finito le munizioni. Che sfortuna. Forza ragazzi, allora. Aia. Lui va giù di pesante di granate. Rinforzi. Va bene. Occhio adesso. No, non riesco a fare fuori il suo cecchino. Prendi la cassa. Cavoli. Aia. Cassa in arrivo. Cassa presa. Occhio. Fagli fuori, perfetto. Oh mio Dio, mi serve un medikit assolutamente. Mi serve un medikit per recuperare un po' di vita perché non sono messo bene. Affatto. Ok, aia, lui ha posizionato una torretta. Cassa da questa parte, prendila. Buona, torretta anche per noi. E adesso ho capito come avevo fatto a prendere una torretta prima. Buona così. Aia, scade il tempo. Attenzione che scade il tempo. E allora ricarichiamo. E andiamo a ricaricare. Aia, spariamo. Una bazzucata là. Un po' di truppe. Dai che forse lo facciamo fuori. Dai che è fatta. Anche se si sposta lo becchiamo, sì! E anche questa battaglia l'abbiamo portata a casa. Che spettacolo! Nessuno mi può fermare, ragazzi. Lidotech, l'ultimo colpo inflitto da me. E ragazzi, loot box ricevuta. E apriamola. Buona, la maschera antigas, un pezzo di 16. E andiamo avanti. Abbiamo vinto lo scudo come war card, perfetto. Perfetto ragazzi, 120, che spettacolo, tanti bigliettoni per noi. E vediamo che siamo ancora quarti alla prossima battaglia, però sicuramente saremo terzi nella Lega. Ebbene ragazzi, si conclude qui questo episodio di War Friends. Spero che questo gioco vi piaccia e vi consiglio assolutamente di scaricarlo se volete che facciamo non solo qualche partitina assieme, ma assolutamente vi divertirete anche voi a giocare a questo fantastico gioco. E quindi non dico altro, saluto tutti voi che mi commentate sempre, che mi seguite sempre, lasciate tanti mi piace. E quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Qui sotto nella descrizione trovate il link alle diverse pagine social. Tra brevissimo potete cliccare sui 2 episodi precedenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Kawabanga a tutti ragazzi.